Scott. Famoso e famigerato membro della storica famiglia di Gotham, Oswald Cobblepot ha avviato i suoi affari in giovane età. In questi giorni non è raro vederlo accogliere personalmente i clienti nel suo palazzo dello svago, l'Iceberg Lounge. Sta ancora pensando a Blackgate, Miss Gordon? Non riesco a crederci, ma mi sono fatta fregare da Harley. Ora è scappata e chissà cos'altro ha in serbo. Non ha lasciato altri messaggi né mappe. Ha qualche indizio su dove possa essere scappata? Niente di concreto, ma le piace giocare con i suoi freak. Sarebbe un buon punto di inizio. Alcuni prigionieri estremamente antisociali. Allora, sta succedendo qualcosa a Blackgate. Contiamo sulla direttrice ed è fatta. No, questi registri sono vecchi di secoli. Lei è nuova, non è coinvolta. Come mi è sfuggito? Ah, già. Lo stupido sistema di Harley non ha senso. Barbara. Ehi, Barbara, cos'hai capito? Sono tutti usciti in appello. Ecco che cosa cercava Harley. In ogni caso hanno ucciso tutti i testimoni chiave. Ecco. Sono stati tutti inchiodati con i coltelli, proprio come Langstroth. Bruce lo sapeva. Oh? Forse ho trovato qualcosa. Oswald Cobblepot, il pinguino. È come tutti gli altri qui. Ma ha scontato tutta la sua sentenza ogni volta che è stato arrestato. Qualcuno l'avrà voluto punire. Forse avrà voglia di parlare. Gestisce l'Iceberg Lounge. Dice che riga dritto. Scommetto che in quel bar non girano solo liquori. Batman non mi ci ha portato. Se volevi un documento finto, ti bastava chiedere, Tim. Oswald è pericoloso. E non dimentichiamo che c'è sempre Harley. Dobbiamo stare attenti. Rilassati, Dick. Ce la faremo. Ho intercettato una chiamata urgente dai laboratori Star. Sembra qualcosa di diverso dai soliti disordini notturni. In quell'edificio hanno molti materiali instabili. Vado a dare un'occhiata.
sorveglianza sarà stretta. Ci deve essere per forza un'altra entrata. Per rubarmi gli organi. Non ho mai visto vigilanti qui. Quella è Batgirl. Ultimamente. Buona fortuna, Batgirl, ti servirà. Ah, sei tu. Spero aiuterai la città. Da dove arriva il caos? Tu sei Batgirl? Ehi, sei quel vigilante. Spero proteggerai la città, Batgirl. Festeggio il mio primo anno qui a Gotham City. Congratulazioni. Wow, certo che il tempo vola. Parecchio che non vedo Batman. Magari ce l'ha con qualcun altro, per un domani. Ma che sorpresa! Se la porta è su misura, legno di sangue. Ripararla non sarà affatto facile. Rispondi a qualche domanda e me ne andrò via in un battibaleno. Sorridi. Un video virale di te che aggredisci un cittadino riabilitato è l'ultima cosa che ti serve. Riabilitato. Devo rivalutare Blackgate. Durante il soggiorno ti sarai sentito solo, senza gli amici. Qualcuno ha fatto i compiti. Chi li ha fatti evadere e per quale motivo? Se vuoi entrare nella tana del Bianconiglio, sappi che non tornerai più indietro. La cosa non mi spaventa. Te lo dico chiaro e tondo. Senza Batman non vale il mio tempo. Sparisci. Hm.
Fuori. Campanile, il pinguino non vuole collaborare. Non ci dirà se sa qualcosa o meno. D'accordo, torni al campanile, ci riorganizziamo. Ricevuto. Grazie. Ci sono nuovi dati in bacheca. Il pinguino non ha voluto parlare, come se non ci prendesse sul serio. La stupirà sapere che Batman ebbe problemi con sfide simili all'inizio della sua carriera. Perciò, per un po', concentrò le energie altrove in città. Quando si sparse la voce sul suo operato, le persone diventarono più collaborative. La città. Siamo stati così presi dall'ultimo caso di Batman che abbiamo trascurato il resto di Gotham. Forse Gotham non sa che Batman non c'è più, ma di certo ne avverte l'assenza. C'è stato un netto aumento dei crimini delle bande. Per non parlare degli affari di Oswald. Forse se ci occupiamo di quelli e di qualche altro crimine, parlerà. Ha ricevuto messaggi da Lucius Fox e dalla detective Montoya. Forse la possono aiutare. Grazie, Alfred. Forse a volte ho solo bisogno di vedere con gli occhi di Batman. Esilarante. Lui diceva la stessa cosa di Batgirl. Oggi, a Gotham Minute, ci concentreremo su una figura tanto famosa quanto controversa. Un messaggio criptato dalla Fox Teca. Sono Lucius. Scusa se sono scomparso dopo il funerale. Mi sono accorto di non aver neanche mandato dei fiori. Se capiti in zona, vediamoci al mio edificio. Mi farebbe piacere darteli di persona. Lucius Fox vuole darci dei fiori. Non sa che ci sono i corrieri. Conoscendo Lucius, sospetto che abbia qualcosa di ben più utile. Quando raggiunge la Fox Teca, vada subito sul tetto. Sia sta indagando sul coinvolgimento di una famigerata criminale di Gotham nella recente rivolta. Criminali.
Cosa fai? Punti alla medaglia d'oro? Cosa ci sta? Solo io e te, Batman. Ti consiglio di sparire, stanno arrivando i miei rinforzi. Thank you.
Notte tranquilla. Batgirl. Mi aspettavo un altro pipistrello, ma se lui si fida, mi fido anch'io. Idem. Immagino che tu abbia in mente qualcosa. Dimmi tutto. Beh, dopo la perdita di Gordon, alcuni agenti stanno giocando di nuovo sporco. Alla Kane non piace, ma non sta facendo molto per fermarli. Ho saputo. Lei non vale la metà di lui come commissario. So che Batman aiutava Gordon a stanare i corrotti nella polizia, ma ora tutti gli agenti della squadra di Gordon se la stanno passando brutta. Subiscono imboscate dalle bande perché non accettano mazzette e i superiori gli affidano i lavori peggiori per levarseli di torno. Affidarsi alle bande criminali per il lavoro sporco è tremendo. Detesto chiederlo, ma non potresti dare una mano agli agenti che affrontano le bande? So che molti miei colleghi non vedono di buon occhio i vigilanti, ma hanno bisogno d'aiuto. Sono qui per aiutare. Chi tiene davvero a Gotham si accorgerà che giochiamo nella stessa squadra, spero. Grazie. Cercherò di procurarti qualche risorsa utile per proteggere tutta Gotham, non solo noi. Mi sta bene. Che ci fa una come te in un posto simile? Come te? Saluto un amico. Mi aspetto sempre che scenda e... non so, faccia un discorso ispirato. Ci dica di tornare al lavoro. Cristo, Jim. Tu lo avresti odiato. Ti hanno messo su un dannato piedistallo. Forse avrebbe capito. Diceva che la gente ha bisogno di simboli. Credere in qualcosa. Già, ma sappiamo che si riferiva a voi. Non è lui. Lui non aveva quella mascella e quegli occhiali. Gli hanno cambiato la faccia. Sì, da qui non si capisce, ma non gli somiglia affatto. Vorrei che tornasse. Già. Anch'io. A dopo, Jim. Batgirl?
Osservano agenti all'incrocio tra Neville e Crown. Attività sospetta con scariche elettriche. Fate attenzione. C'è qualcosa? Male, Batgirl. Felice di rivederla e in salute. Oggi, a Gotham Minute, ci concentreremo su una figura tanto famosa quanto controversa, Oswald Cobblepot. Famoso e famigerato membro della storica famiglia di Gotham, Oswald Cobblepot ha avviato i suoi affari in giovane età. In questi giorni non è raro vederlo accogliere personalmente i clienti nel suo palazzo dello svago, l'Iceberg Lounge. Solo pochi anni fa, Cobblepot era meglio noto come Il Pinguino, un famigerato gangster condannato per una sequela di reati violenti e finanziari. Cobblepot sostiene che il carcere gli abbia cambiato la vita. Gli unici pinguini a Gotham, afferma, sono i clienti in smoking dell'Iceberg Lounge. Credo che abbiamo un ospite. Vuoi dirmi che un gatto è riuscito a superare un sistema di sicurezza all'avanguardia? Non sarebbe la prima volta che un gatto si infila nella tana di Batman. Abbiamo immagini del nuovo inquilino? Non ancora, ma sospetto che se iniziamo a lasciargli del cibo, potremmo acquisire un nuovo membro nella Bat-famiglia. Chiederò a qualcuno di passare al negozio di animali dopo la pattuglia. Un animale nel campanile? Sarà divertente.
Un altro vigilante. Quella è Batgirl. Vogliono farsi vedere. Clienti, dementi. Cobblepot ci farebbe fuori prima del loro arrivo. Il capo è gestivo, ma i nuovi clienti sono tutt'altra cosa. Quindi occhio a quei maledetti congelatori. Il capo può fare quello che vuole, ma io non torno al tunnel di Chelsea. Non voglio parlarne, né ora né mai.
Scherzo, vieni qui. Dottoressa Tompkins, grazie per avermi risposto. Con queste bande non mi stupisco più di niente. Grazie per la consegna. Ho un team medico pronto a farne buon uso. Sono felice che sia arrivato in tempo. Come mai è qui? Ehi, abbi cura della tua salute. Se lavori di notte, prendi supplementi di vitamina D.